Ok, questo è un grande vlog, un grande inizio. Continuo a dire delle sciocchezze iniziali. Niente, dovrei fare questo vlog in modo un po' serio, però, cioè, almeno per dire quello che devo dire, però non ci riesco, quindi ci sto riprovando per l'ultima volta, ma probabilmente non ci riuscirò. Perché tendenzialmente sono un bambino di 6 anni chiuso nel corpo di un quasi trentenne. Quindi, allora, perché sto facendo questo vlog, ragazzi? Jean Paglia. Perché sto facendo questo vlog? Per la trasparenza. Per la trasparenza. Perché? Lo capirete tra un attimo. Ma, cioè, sapete bene che il sole brucia la mia pelle. Sono di base una persona molto trasparente, quindi questo è uno dei motivi per i quali lo sto facendo. Secondariamente, ho il mal di gola. E mi piace avere con voi un rapporto di trasparenza chiaro, nel quale non vi nascondo niente, nel quale non faccio cose alle vostre spalle. Non lo so, cose semplici, come quelle che piacciono a me. Qui a Mulino Bianco. No. Sì, no? Sì, no? Vado su Mulino Bianco? No. Ok, no, ok. Ma che cosa vi devo dire? Saltiamo subito al solo. Al solo. Andiamo subito al sodo. Ho trovato uno sponsor per Breaking Italy. Cosa significa? Oddio, oddio, stai per dirci che sei un venduto di merda! Allora, chi mi segue da un bel po' di tempo sa bene quanto sia necessario per me che Breaking Italy cresca, 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 cresca. E per aiutarmi a crescere, stavolta è messo qui. Per aiutarmi a crescere ho trovato uno sponsor, anzi, sono stato contattato da Fanpage. Probabilmente li conoscete, Fanpage, il sito che si occupa di informazioni online. Se non li doveste conoscere, ora lo sapete. Se li doveste già conoscere, bene. Comunque, sono stato contattato da Fanpage e ho avviato un'altra trattativa con loro. Non riesco a fare le cose seriamente. E abbiamo deciso di iniziare una sorta di partnership, nel senso che Fanpage diventa sponsor di Breaking Italy. Oh mio Dio, cosa significa questo Shooter Aids? Sei bellissimo! È quello che stavi pensando in questo momento, eh? Billy. Cosa significa? Significa che Breaking Italy ha uno sponsor. Per me cosa significa? Per me significa che Fanpage aiuterà Breaking Italy a crescere. Non me. Me, io sono un vecchio putrido, un vecchio vecchiaccio. Ma Breaking Italy è piccolo. È un progetto piccolo e Fanpage mi aiuterà a crescere. Di nuovo, aiuterà a crescere Breaking Italy. Quindi è una gran cosa. Bam! Per voi cosa significherà? Tendenzialmente non cambierà niente. Breaking Italy continuerà a rimanere su YouTube, continuerete a trovarlo sui siti dove lo trovate sempre, su tutti i social network nei quali voi Gentaglia mi premiate mettendocelo, quindi il vostro Facebook, eccetera, sulle pagine del Fatto, sul blog sul Fatto Quotidiano, insomma sul canale di Breaking Italy, eccetera. In più sarà anche presente su i social network di Fanpage e sul sito di Fanpage. Quindi non cambierà niente. Per chi si preoccupa di queste cose, no, Fanpage non farà nessun controllo editoriale su quello che farò. Quindi continuerò a fare Breaking Italy come l'ho sempre fatto, con continue allusioni sessuali e suoni onomatopeici del tipo. Forse non l'ho mai usato, ma lo si potrebbe usare in futuro. Segnatelo sul taccuino perché è una buona idea. E niente, tutto qui. Niente, è davvero sto, cioè, è tutto il vlog serio, è tutto qui. È solo che ve lo volevo dire. Perché? Ripeto, per essere trasparente, perché così saprete cosa rispondere a chi vi dirà: Oddio, Shooter Aids si è venduto al demonio! Ha venduto la sua anima a Baphomet! No, semplicemente ho trovato qualcuno che mi aiuta a far crescere Breaking Italy. Cioè, Fanpage, grazie, Fanpage. Sarà per un tot di tempo, non sarà per sempre. A meno che il mondo non finisca effettivamente nel 2012 o domani, in quel caso potrebbe essere per sempre. Peraltro questa cosa inizierà credo lunedì, dovrebbe essere lunedì. Ovviamente sui video di Breaking Italy ci saranno, essendo ora Fanpage sponsor di Breaking Italy, ci saranno dei riferimenti a Fanpage. Chiaro come al sol. E basta, tutto qui. Pensavo di dovervelo, cioè pensavo che doveste saperlo. Così nel caso lunedì non avete delle sorprese. E potremo continuare ad essere migliori amici e o amanti.
e andare a mangiare il sushi al parco, che comunque è sempre un'ottima cosa.